Siamo qui con lo storico dirigente Guglielmo Paolino del Settimo per la sfida contro il Meda Ragazzi. Insomma, una partita difficile giocata su un campo altrettanto difficile. Siete andati sotto 2-0 ma poi avete trovato la forza per reagire. Quanto è importante questo successo anche in chiave salvezza? Beh, è importantissimo. Come hai detto tu, il campo non è facile, un po' per le condizioni del terreno e poi anche perché in casa il Meda ha sempre fatto bene, sono andati in difficoltà tutti, non era facile. Noi ovviamente siamo venuti qua per giocarci la salvezza, contavamo di vincere. Secondo me abbiamo fatto una buona partita, sotto di due era diventata più difficile, ma secondo me i ragazzi hanno reagito molto bene. E poi anche penso sia la prima vittoria in trasferta da un po' di tempo, quindi è arrivata nel momento giusto e no, devo dire grazie ai ragazzi perché hanno giocato veramente molto bene. Sicuramente una partita vinta al momento giusto in trasferta, 3 punti, una salvezza ormai vicina, forse troppi gol sbagliati. Purtroppo sai, anche la buona sorte non c'è stata vicina, però dai, alla fine è andata bene, ci serve un punto ancora, per la salvezza ci manca un punto perché sai, Eurostar ha perso con l'anticipo che ha giocato l'altro giorno a 31, siamo a più 6, vediamo come va, dai un punto in 2 partite, speriamo di farlo. Ora anche un occhio al futuro, visto che la prossima stagione è alle porte. Quali aggiustamenti volete fare e se c'è qualche cosa da migliorare dal punto di vista tattico e tecnico? Ma guarda, adesso pensiamo a finire bene questo campionato e speriamo di riproporci ancora in eccellenza l'anno 21. Venerdì abbiamo passato il turno di Coppa, siamo ai quarti, siamo contenti anche per questo e l'anno prossimo vediamo, qualche aggiustamento c'è da fare sicuramente. Forse la cosa che sarebbe bello poter avere è un po' più la disponibilità da parte di tutti, perché come al solito anche quest'anno purtroppo i momenti chiave della stagione sono venuti meno un po' di giocatori importanti, però dai, va bene, insomma, siamo contenti, godiamoci sta vittoria e speriamo bene. Grazie mille, è stato gentilissimo. Grazie a voi.